Sailor Moon, amica Sailor. Aspetta, ho sbagliato. Amica Sailor Moon, con la luna sai, vedi sempre dove vai, na na na. Ciao Glitters e bentornati sul canale di Glitter e Candy. Io sono Glitter. Ed io sono Candy. Ed io sono la camera girl. E io sono Gennarino. Ah, no, scusate, pensavo fosse l'appello. Me ne vado subito. Ciao Glitter, ciao. Allora Glitters, non so se lo sapete, ma sicuro lo sapete, oggi su Netflix sono usciti i film di Sailor Moon. Sì, e quindi abbiamo pensato di realizzare una cameretta a tema Sailor Moon. Perché non so voi, ma a noi piace tantissimo. E dovete sapere una cosa, che non è mai successa, vero Camera Girl? Mai successa nella storia del canale. No, mai successo, per fortuna, è la prima volta. Guardate. In realtà, la camera girl l'aveva già iniziata, cioè, nel senso, avevamo già girato un video in cui realizzavamo questa cameretta, ma non le piace. Allora, guardate, questa è la cameretta. L'idea iniziale era quella di realizzare proprio la cameretta di Usagi o Bunny, per quelli della mia generazione. Però non mi piace, mi sembrava un'idea carina, ma non mi piace. Dobbiamo smontarla e non fare la cameretta di Sailor Moon, ma cameretta di una fan di Sailor Moon. Esatto, perché così potremo sbizzarrirci molto di più. Sì, creeremo tante cose super carine. Vabbè, quindi ora questa la distruggiamo. Candy, non ti facevo così. Dai, distruggiamola! Allora, questo è effettivamente troppo triste, però mi piace tanto come l'hai dipinto. No, questo non lo distruggiamo, magari lo dipingi di rosa. Guardate, avevo anche dipinto tutti i librini e questo l'ho fatto con del cartone. Niente, basta. Le finestre non mi piacciono per niente, queste penso le smonteremo. Può succedere anche questo. Il lettino tanto carino, guardate che carino, l'ho fatto con un pezzo di polistirolo rivestito di stoffa. Questo possiamo tenerlo, ma lo faremo tutto a modo nostro. Per quanto riguarda invece la copertina, terrò quella classica di Sailor Moon, quindi dopo andremo a dipingere coniglietti, lune, eccetera eccetera, perché questa mi piaceva tantissimo. Comunque, per prima cosa rifacciamo la finestra. Voglio un unico finestrone molto grande e ad arco. Sailor Moon dalla luna. Cavolo, mi è caduta la luce addosso, dai. No, ma dai. Ma canto così male. Sailor Moon Kids. Oddio, che ricordi queste canzoni. Ok, penso che canterò tutte le sigle di Sailor Moon durante... Ma un pennello più suoso non lo potevo prendere. Notte dolce serena per chi dorme qua sopra. Ma veramente un pennello decente l'abbiamo, no? Niente. Questa luna è un po' stile Van Gogh, mi piace. Mi piace in botto. Un minimo di paesaggio. Possiamo accendere le luci alla città? Perfetto! Potere del foil iridescente! Vieni a me! Pa-pa-pa. Ta-dan! Ecco la nostra finestra con l'effetto vetro. Adesso manca la finestra effettivamente. Toh, ammirate questo capolavoro di ingegneria. No, non è vero, lo so. Brutto. Passiamo al letto. Alla tastiera del letto ho voluto dare la forma di due orecchie da coniglio, così da richiamare un po' il coniglietto lunare. Poi, con del cartone ondulato, ho fatto l'armadio. Vedete, l'ho dipinto un po' come quello della cameretta originale di Sailor Moon. Ed è stato super preciso, cioè preciso, bello, carino, pulito, mi è piaciuto tanto. Con lo stesso cartone ho fatto anche la scrivania, che bello, sì, abbiamo abbandonato le scatoline dei bijou per il cartone ondulato. Adesso realizziamo quella che secondo me è la cosa più riuscita di questa cameretta, lo specchio dei sogni. Ho preso un foglio di gomma crepla, ci ho fatto la sagoma, che tra l'altro ho scoperto essere la sagoma di un corpetto, non ci avevo mai fatto caso. Poi ho messo questo foglio in vinile che ci sta benissimo. Ho ritagliato un nastrino di raso e ta-da!
Ecco, lo specchio dei sogni, questo mi piace tantissimo ed è stato super facile. Poi ho preso un po' di feltro perché comunque ci voleva un tappetino e ho pensato di fare il tappetino a forma di spilla di Sailor Moon. Poi facciamo anche la sedia a forma di spilla, però la sedia la facciamo a forma di spilla della prima serie. Comunque, ho ritagliato feltro del colore giallo, ho ritagliato anche tutti gli altri pezzi, vedete, poi bisogna montare a strati e ultimato il tutto con un adesivo a cerchio fucsia che ci stava benissimo. Poi con la porcellana fredda che sono andata a colorare di rosa con uno stampo della spilla della prima serie, come vedete, poi ho fatto quella che sarà la base per la sedia della scrivania e mi piace da morire. Tra l'altro è venuto super bene in quello stampo. Sono andata poi a decorare tutti i dettagli e qui la mia parte preferita, finalmente ho decorato questa copertina, cioè voi non avete idea, da piccola desideravo tantissimo avere questa copertina, mi piace tutto il colore, le decorazioni, ma poi mi riporta subito a quel cartone animato. Benissimo Glitters, la camera girl ha finito di assemblare il tutto e io impazzisco per questa cameretta. Adesso vi faccio fare un tour, pronti? Ta-dan! Guardate che carina! Allora, partiamo dalla mia parte preferita, che è quella dello specchio. Questo specchio è bellissimo, anche la libreria mi piace molto. L'armadio molto carino. Abbiamo messo anche delle stelline adesive alle pareti. Ah, cosa importante, alla camera girl si è rotta la colla a caldo e quindi le tende le abbiamo dovute attaccare così. Vabbè. Questa è la bellissima copertina che io voglio assolutamente nella mia vita, che ha dipinto. Qui c'è anche un cuscino, aspetta, così è meglio. Il cuscino a forma di luna, il gattino. Poi vabbè, qui abbiamo messo un po' di cosine, ovviamente una Sailor Moon. Questa era fatta con la porcellana fredda, è un charm a forma di luna. Qui abbiamo messo un cristallo in resina, questo è un vaso però non avevamo i fiori, poracci. E qui niente, ci sono i manga, le cose. Questa è la sedia, fatta sempre con il cosino dell'ovetto Kinder. E qui c'è il tappeto che abbiamo realizzato. E voilà Glitters, oh mi piace tantissimissimo. Ah, che bello, questo letto è super comodo, bello, mi sento già una Sailor. Oh, è veramente stupenda. Glitters, quale altro tema vi piacerebbe vedere nelle camerette? Tipo, potremmo farne una a tema Hogwarts? Oh, a tema Hogwarts ci sarebbe bellissimo. Lo sapete che io sono Grifondoro? Glitters, votate qui sotto nei commenti il tema della prossima cameretta. Fateci sapere se questa vi è piaciuta, se vi è stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Glitters!